Allora, riprendiamo dove eravamo rimasti ieri sul discorso della progettazione a fatica del componente. Abbiamo visto nella lezione precedente che i materiali possono essere caratterizzati anche per il loro comportamento a fatica tramite delle prove sperimentali che sono standardizzate di tensione rotante, in cui viene applicato un peso attraverso due cuscinetti, questo i provini standardizzati vengono fatti ruotare, si ha una istituzione di carico che è un momento flettente, all'interno dei punti di misura di interesse è una flessione semplice, questo genera una sigma alternosimmetrica sul provino, contando il numero di cicli a cui il provino rompe in funzione del carico applicato, si riesce a determinare una curva di questo tipo, che è la curva di Wehner, che mi dà il rapporto tra l'ampiezza del carico applicato e il numero di cicli, la durata del provino. Abbiamo visto che è divisa in varie zone, la zona di nostro interesse è quella a vita infinita o quella a vita finita, in cui si cerca di stabilire in funzione del carico quanto dura il componente, o viceversa, scelta una durata, qual è il carico massimo che può essere applicato al componente. Abbiamo anche visto ieri come si costruisce la curva di Wehner semplificata. Noti il limite di fatica del materiale e il carico di cottura del materiale. Questa è l'equazione base della curva di Wehner esponenziale. Nel caso dell'utilizzo di un diagramma doppio logaritmico come questo, possiamo scrivere queste due equazioni: una mi dà il carico in funzione del numero di cicli, l'altra invece il numero di cicli in funzione del carico. Le prove che voi avete visto sono ovviamente codificate. Questo è l'esempio dello standard più usato per la definizione delle prove. È praticamente la normativa che vi dice come effettuare la prova di fatica, quali sono le dimensioni dei provini, come effettuare la prova e come ricavare i dati. Ovviamente qual è la problematica anche qui? Che io sto lavorando su prove standard di laboratorio che devono essere comuni in un qualunque laboratorio del mondo. Per cui io ho provini cilindrici ben definiti, ben lavorati, condizioni di carico alterno simmetrico, R è uguale a meno 1. Vi ricordo che R è uguale a sigma minimo diviso sigma massimo, che per il ciclo alterno simmetrico, che è questo qui, questo è il carico massimo, questo è il carico minimo, questo è l'ampiezza, il carico medio è pari a 0, l'ampiezza è uguale al carico massimo. Quando faccio il rapporto sigma minimo su sigma massimo, perché sono uguali o opposti, R per il ciclo alterno simmetrico è pari a meno 1. Questa è la condizione di carico che si ha quando si effettuano le prove sperimentali per determinare il comportamento a fatica del componente. Quindi ripeto, provino ben definito, ben lavorato, ciclo alterno simmetrico, condizioni operative di laboratorio, quindi temperatura ambiente del laboratorio, assenza di ambienti corrosivi e via discorrendo. Quindi c'è tutta una casistica prevista dalla norma che mi dice come fare la prova. La domanda che vedete riportata qui sotto: che succede nelle condizioni operative reali? Perché io poi ho a che fare con i componenti reali. Devo considerare un albero di trasmissione. L'albero di trasmissione non è un provino liscio, ma ha degli intagli e delle variazioni di forma, non va sempre allo stesso numero di cicli, non è nelle stesse condizioni operative del laboratorio, che magari può essere
può operare in ambienti corrosivi. Quindi ci sono una serie di parametri del materiale o delle condizioni operative di cui bisogna tener conto. Io ho cercato di dividere più o meno quali sono i fattori più comuni. Sullo Shigley, per chi di voi sta studiando su quel libro, li troverà con il nome di coefficienti di Marin. Dicevo, ci sono una serie di fattori che influenzano il comportamento a fatica del componente che io voglio dimensionare. Questi fattori possono essere le condizioni operative, tipologia di carico, per esempio. Nella prova avete visto, io uso la flessione rotante, ma se il carico è di trazione o di torsione, che succede? Le frequenze. Il numero di giri della macchina che fa le prove di fatica è un numero di giri costante, viene utilizzato sempre quello e c'è un contatore che conta i cicli. Ma se le frequenze variano o sono elevate, sto sopra i 500 Hz, che succede? Le temperature. Se io non ho temperature di laboratorio ma sto a 300 gradi o sto a meno 50 gradi, che cosa cambia nel comportamento a fatica del mio componente? L'ambiente. Considerate un albero di una nave che muove l'elica di una nave che opera in ambiente marino, in acqua marina. Lì il fattore corrosivo va considerato nel dimensionamento a fatica del componente. Non sto nelle condizioni di laboratorio. La geometria. La geometria posso considerare, io qui ne ho citati alcuni, ce ne sono anche altri parametri. Le più importanti sono le variazioni geometriche, cioè gli intagli, le variazioni di forma, o i fori per i bulloni, per esempio, o cose di questo genere, o gomme e quant'altro, e l'effetto scala. Che vuol dire l'effetto scala? Il provino ha dimensioni definite, l'albero può essere più grande. Immaginate un albero di una nave, immaginate un gancio di una gru, non ha le stesse dimensioni del provino. Qui io conosco il sigma ampiezza limite del materiale testato utilizzando provini definiti, ma il componente non so se si comporta come il provino. Possono esserci variazioni del materiale, cambio rotto del materiale, il materiale ha subito dei trattamenti superficiali o dei trattamenti termici. Oppure magari il materiale è stato trattato con diversa finitura superficiale. Per esempio, ci può essere differenza tra un albero lappato a specchio, lavorato attorno al lappato a specchio, o un albero con rettifica media o con rettifica grossolana. Ognuna di queste lavorazioni può avere, anzi, influenza sul comportamento a fatica poi del componente. E poi c'è la cosa più importante, l'effetto che vedremo a parte, vedremo separatamente, che è l'effetto del carico medio. Che vuol dire? Se il ciclo non è alternosimmetrico, non è questo, non è R-1, ma questo ciclo sta spostato più in alto o più in basso, cioè un ciclo generico di questo tipo, per esempio potrebbe essere questo. Questo ha un carico massimo, il carico minimo che è pari a 0, quindi in questo caso R sarebbe 0, ha un'ampiezza che è questa qui e ha un carico medio che è questo qui. Quindi che succede quando c'è un carico medio? Non è la condizione operativa che io ho utilizzato nella prova. Nella prova di Wehler, per determinare la curva di Wehler, lo ribadisco, prestate attenzione perché è importante, quando vado a fare la prova a pressione rotante con ciclo alterno simmetrico, il carico medio chiaramente è zero. Nella maggior parte dei casi delle condizioni operative il carico medio non è zero. Come devo tener conto di questo fatto? Che influenza ha? Lasciamo al momento fuori questo e vediamo come tener conto di tutte queste altre cose. Questo lo vediamo separatamente perché ha un'importanza fondamentale.
In genere quello che si fa, si utilizzano dei coefficienti correttivi. Qual è questo coefficiente correttivo? Io ho fatto le prove di fatica e ho trovato la prova di fatica, la normativa, mi ha dato questo limite di fatica. Il nuovo limite di fatica, quello che utilizzerò poi nella progettazione, sarà questo, che sarà dato dal limite di fatica che io ho trovato nella prova, moltiplicato per un coefficiente correttivo che generalmente è minore di 1, non è sempre minore di 1. Dipende da che cosa sto considerando, ci sono dei trattamenti superficiali, lo vedremo quando studieremo le molle elicoidali, metalliche per gli ammortizzatori, ci sono dei trattamenti per esempio di pallinatura che sono positivi, che lo alzano questo limite di fatica. Generalmente è un numero minore di 1, per cui quello che io avrò è che il mio carico limite di fatica effettivo sarà uguale a un certo coefficiente correttivo per il limite di fatica che io ho trovato con la prova sperimentale. Questo numero in genere sarà minore di 1. Che significa sulla curva di Weller questo? Che l'effetto di tutti quei parametri, di tutte quelle parametri che avete visto prima, non farà altro che questo. Qui abbiamo detto che è la sigma ampiezza, qui è il numero di cicli, sempre il diagramma doppio logaritmico, non lo dico, ma questa era la curva di Weller che io avevo determinato da prove di interazione, di pressione rotante. Quando io applico questa correzione, e questo è minore di 1, significa che io questo punto lo sto abbassando, lo sto portando qui, diventa più piccolo. Quindi la curva di Weller che io utilizzerò nel dimensionamento di componenti sarà questa. Cioè si abbasserà di un certo valore. Per cui se sul provino a un certo numero di cicli avevo la rottura qui, adesso la rottura ce l'ho prima. Chiaro? Proprio perché ci sono una serie di parametri che peggiorano il comportamento a fatica del componente. Qui lo vedete meglio. Il nuovo limite di fatica viene ad abbassarsi per effetto di questi coefficienti. Il problema è ovviamente definire questi valori. Molti di questi valori provengono da prove sperimentali, da osservazioni sperimentali, volta per volta, a seconda del tipo di progetto che state facendo, andrete a verificare quali sono i fattori predominanti e noi li rivediamo adesso uno per uno. Il primo che vediamo è l'effetto della tipologia del carico. Noi abbiamo fatto la prova con flessione semplice, cioè la flessione rotante che abbiamo utilizzato faceva sì che nel tratto utile del provino si fosse soltanto in condizioni di flessione semplice, nessun altro tipo di carico. Se io considero invece flessione piana, posso anche non utilizzare coefficienti correttivi perché, diciamo, i dati sono poco distanti da quelli della flessione rotante. Se invece, per esempio, applico carichi di trazione e compressione, quando uso provini grandi i limiti sono simili. Se uso invece provini di circa 10 mm di diametro, i dati di fatica sono il 70% di quelli della fatica rotante. Se ho carichi di torsione, devo utilizzare generalmente un coefficiente correttivo di 0,8 per le ghise e di 0,6 circa per gli acciai.
Il caso in cui il carico è presente un carico medio lo vediamo a parte come al solito. L'altro effetto che avevo prospettato era il discorso del materiale. Vi ricordate quando abbiamo parlato della curva di Wehner? Vi ho detto che non tutti i materiali presentano limite di fatica. Per le leghe non ferrose, per gli allumini per esempio, non c'è limite di fatica. In questi casi si adotta un limite convenzionale che è in generale 5 per 10 alla 8 in realtà, qui c'è segnato 5 per 10 alla 7, ma in realtà da ultime, diciamo, da ultimi lavori che ho visto si tende a utilizzare generalmente un limite di fatica che si ritorna ai 10 alla 8 o 5 per 10 alla 8, per cui lo introduco io convenzionalmente, la curva continuerebbe a scendere, taglio qui, per me diventa questo il limite di fatica, cioè la sigma corrispondente a 10 alla 8 e qui questa la vedo orizzontale. È una convenzione perché è chiaro che poi se io progetto un componente che ha 100 milioni di cicli e poi la macchina si rompe, tutta la macchina su cui quel componente opera si rompe molto prima, non ha senso progettare a numeri di cicli attuali. Ecco perché si utilizza sui materiali che non presentano limite di fatica un limite convenzionale. Il comportamento a fatica poi va anche in funzione di quello che è la struttura dei materiali. Avete visto con il professor Iacoviello, metallurgia, che l'acciaio, avete fatto il diagramma ferro-carbonio, avete visto le varie fasi della struttura, bainitica, perlitica, quello che sia. Ognuna di queste strutture presenta un diverso comportamento a fatica. Passando dalla bainitica alla martensitica, il comportamento a fatica dell'acciaio generalmente peggiora, quindi il K che devo utilizzare nel correggere il sigma ampiezzamente diventa sempre più piccolo, nel senso che io devo abbassare sempre di più la curva. Stessa cosa per orientamento di grani, dimensione di grani. Altra questione è la frequenza della sollecitazione. La frequenza della sollecitazione significa il numero di picchi che io ho nel periodo, giusto? Diciamo che fino a 150 Hz l'effetto è trascurabile. A frequenze maggiori ho un apparente miglioramento delle prestazioni dovuto al ritardo con cui la tensione segue la sollecitazione applicata. Per frequenze elevate prevale l'effetto dovuto all'incremento di temperatura che rende il materiale più duttile e quindi meno sensibile alla problematica di fatica. Questa parte in cui si parla di alta velocità di applicazione di cariche, alti strain rate, una parte poi che analizzerete diffusamente nel corso di costruzione di macchine. Altro problema è quello delle tensioni residue. Avete fatto qualcosa sulle saldature? Per la valutazione meccanica? Quando voi saldate, queste luci le ritrovate sul sito Pagello 100, dove potete scaricare. Se manca qualcosa fatemelo sapere. Quando voi saldate un componente c'è una zona termicamente alterata, quando questa si raffredda tende a ritirarsi, genera delle tensioni residue. Se c'è un difetto all'interno della saldatura, questo difetto viene posto sotto tensione per le tensioni residue. Quando applicate il carico, un carico di tensione dove c'è la saldatura, al vostro carico si somma la tensione residua. Quindi voi quando andate a fare il calcolo, il carico che voi applicate vi sembra al di sotto dei limiti, ma c'è una tensione residua che deve essere sommata. E quindi localmente io posso avere carico elevato, snervamento localizzato, propagazione del difetto.
e quindi rottura del componente. Chiaro? Anche di questo bisogna tener conto. Queste tensioni residue, come vi dicevo, nel caso siano per esempio compressioni, e vi rifaccio l'esempio della pallidatura delle molle elicoidali, la molla quella che avete sotto l'ammortizzatore della macchina, quella viene pallinata, cioè viene bombardata con delle sfere d'acciaio in maniera tale da generare delle tensioni di compressione superficiali. La compressione tende a chiudere il difetto superficiale e questo garantisce invece una durata maggiore del vostro componente. Chiaro? Quindi non sempre le tensioni residue sono sfavorevoli, dipende come vengono, come si collocano rispetto alle vostre sollecitazioni. C'è poi l'effetto scala. L'effetto scala a cosa è dovuto? Quando io prendo un provino, voi avete visto a metallurgia che i materiali presentano dei difetti, naturalmente, vacanze, inclusioni, quello che sia. Se io prendo il provino che ha dimensioni limitate, la probabilità di trovare difetti è più piccola rispetto a un componente più grosso, giusto? Quindi io devo mettere un fattore correttivo quando il componente è più grande, perché questo mi tutela dal fatto che potrei avere delle inclusioni, delle vacanze che nel provino non ho visto, e quindi il mio limite di fatica per il componente reale è un po' più alto. Addirittura per gli alberi di trasmissione, e questo un ingegnere meccanico lo deve sapere, esistono delle normative che vi dicono qual è il coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto scala. Per cui se state progettando un albero di trasmissione e dovete dimensionarlo a fatica, attenzione, dovete introdurre un coefficiente correttivo che tenga conto di queste variazioni. Devo tornare indietro? No. C'è problema. Allora, vi dicevo, quindi, che in funzione del diametro e dei millimetri del componente che state progettando, dovete applicare un coefficiente correttivo. Per cui il parametro vale 1, poiché i barrotti solitamente che si usano nei provi di fatica sono di circa 10 mm. Se il mio componente è 10 mm, la correzione non c'è, perché il mio fattore correttivo è 1 sul sigmoidezza limite. Man mano che la dimensione del componente che io sto progettando aumenta, il fattore correttivo che io devo utilizzare per correggere il ciclo ampiezza limite va diminuendo. Per cui ad esempio se il mio albero ha una dimensione, come nell'esercizio che abbiamo visto prima, l'albero aveva 25,9 mm, avrei dovuto utilizzare in realtà un coefficiente correttivo di circa 0,9, diciamo. Quindi non dovevo utilizzare il ciclo ampiezza limite puro del materiale, ma era quel dato moltiplicato per 0,9, perché questo mi mette maggiormente in sicurezza. Chiaro? Stessa cosa per le lavorazioni meccaniche. Se io faccio una lucidatura fine non ho bisogno, perché secondo voi le lavorazioni superficiali sono importanti? Abbiamo detto che la propagazione di fatica comincia da un piccolo difetto, parte da lì la cricca. Quindi se il provino è lappato a specchio, la probabilità che ci sia un difetto sopra è molto minore se io rispetto a un pezzo di cui ho utilizzato soltanto il grezzo di laminazione. Perché lì, con la lucidatura fine, se c'erano delle imperfezioni superficiali le ho tolte. Sul grezzo di laminazione mi aspetto che ci siano più imperfezioni superficiali, più probabilità di avere l'innesco di una cricca, la nucleazione di un difetto. Quindi, come vedete, in funzione del carico di rottura e alterazione del materiale,
io devo utilizzare un coefficiente correttivo che mi tenga conto anche della lavorazione superficiale. Tenete presente, noi nei compiti di esame generalmente ne utilizzeremo due, un effetto scala quando facciamo gli alberi e una lavorazione superficiale. Gli altri soltanto se ne verrà richiesto, poi lo utilizzeremo. Però come vedete, se io vado a progettare un componente che opera in acqua di mare, addirittura il mio sigma ampiezza limite con carichi di rottura bassi, 100 MPa, si diventa addirittura ancora più piccolo. Perché il materiale non è più quello che io ho testato in laboratorio con i provini standard, chiaro? In condizioni diverse. Sullo Shigley trovate anche dei coefficienti, in realtà lo Shigley usa questa particolare formula per la correzione, in cui io in realtà preferisco usare i grafici, quindi quando faremo gli esercizi vi darò anche i grafici nei compiti d'esame, utilizzeremo quelli. Sullo Shigley trovate anche questa formula che vi dice che il fattore moltiplicativo, o Marine Factor, come dicevo, è dato da un coefficiente A per il carico di rottura del materiale elevato a un esponente I, e per i vari processi di lavorazione vi indica quale deve essere A e quale deve essere B. Questo lo abbiamo visto, lo saltiamo, riguarda i trattamenti superficiali. C'è poi il discorso, credo che voi abbiate visto anche sempre con il professore di Gabriella, metallurgia, una serie di trattamenti superficiali, nitrogenazione, quello che sia. Questi sono tutti trattamenti che possono migliorare o peggiorare il comportamento a fatica del componente a seconda del trattamento che viene fatto. Vi dico qual è il problema, poi ovviamente in funzione del trattamento uno si va a vedere qual è la funzione, perché chiaramente se io faccio un indurimento superficiale per il discorso di usura posso magari peggiorare altre cose e viceversa. Per cui in generale, se faccio cromature e nicalature che mi agevolano il discorso corrosivo, peggiorano però leggermente il comportamento a fatica. Invece la nitrurazione, per esempio, migliorano leggermente, in maniera quasi percettibile, il comportamento a fatica del componente, e invece per la cementazione, per esempio, vedete, mi dà un fattore che è maggiore di 1, quindi il mio sigma ampiezza limite si alza. Quindi non tutti i trattamenti sono negativi, ci sono anche molte cose chiaro, vengono fatti apposta. Domande su questo? Un'ultima cosa, poi facciamo un po' di pausa. Stesso discorso anche per i trattamenti meccanici, ne abbiamo già parlato, l'ho già detto prima, dalla pallinatura. Anche la rullatura migliora il comportamento a fatica. Ovviamente tutto dipende da come viene fatto il trattamento meccanico, perché se voi avete visto qualcosa su lavorazioni meccaniche, tecnologie, credo, il discorso delle lavorazioni a caldo o a freddo vi cambiano la struttura del materiale e quindi vi cambiano ovviamente il comportamento a fatica dello stesso. Va bene? Allora, questo per quanto riguarda i trattamenti superficiali. Vediamo adesso invece che succede quando c'è una variazione di forma. Noi cosa abbiamo scritto quando abbiamo fatto il dimensionamento statico dei componenti? Che se c'era una variazione di forma del componente bisognava introdurre un fattore di concentrazione delle tensioni pari al rapporto tra la sigma vera e il carico nominale. Questo KT è la funzione del carico e della geometria. Abbiamo visto che questo KT è riportato in grafici. In particolare vi avevo citato il Peterson, che è un libro che è pieno di questi grafici, e questo fattore correttivo mi consente di, noto il carico nominale, trovare il carico vero semplicemente facendo KT per il carico nominale. Questo KT è un carico, è un valore maggiore di 1. Nel discorso fatica si introduce un fattore simile,
viene indicato, io qui l'ho indicato con K con F per dire che è un fattore di intaglio a fatica. Questo significa con l'esponente F, quel pedice F che ho utilizzato. Qui il rapporto è tra il sigma ampiezza limite del materiale e il sigma ampiezza limite dell'intaglio. Se ci fate caso, qui è l'inverso in realtà di quell'altro, nel senso che il KF è sempre positivo, ma va il sigma ampiezza limite del materiale che io ho trovato nelle prove di fatica rotante, lo devo dividere per questo KF. Quindi l'intaglio mi riduce la resistenza a fatica del componente e questo KF è espresso da questa formula qui, dove questo è l'effetto di concentrazione e tensione statico che ho definito e che è riportato su quei diagrammi che abbiamo visto, moltiplicato per un coefficiente Q che viene detto sensibilità all'intaglio del materiale e che è in genere graficato e dipende dal materiale, o può essere calcolato tramite una serie di formule empiriche che ho riportato qui sotto, dove ancora una volta R qui rappresenta il raggio di curvatura e A è un parametro del materiale. Questo ovviamente, anche questo fattore, tende ad abbassare sulla curva di Wehler il ciclo ampiezza limite determinato dalla prova di fatica. Qui trovate alcuni valori per il coefficiente A moltiplicativo, trovate anche Q ed F in funzione del raggio di intaglio e quindi questa costante B in questa formula riscritta in quest'altro modo viene espressa da questa formula. Questi sono tutti i dati che sono stati presi dallo Shigley, ritrovati dallo Shigley. In generale quello che noi faremo sarà quello di utilizzare questa formula in cui avremo questo parametro da una serie di grafici che mi dicono qual è la sensibilità all'intaglio del materiale. Sappiate che esistono anche altre formule che in fondo alla fine tutte tengono conto della sensibilità all'intaglio del materiale. Il KF, come vedete, come vedrete, generalmente è leggermente più piccolo del KF. Sullo Shigley troverete anche che questa sensibilità, l'effetto di intaglio, viene definito anche con una formula empirica particolare in cui in funzione del tipo di intaglio va a calcolare questa radice di A in funzione del carico di rottura del materiale. I metodi sono tanti, noi quello che useremo è questo, cioè prenderemo quella formula che avete visto, K con F uguale a 1 più Q KT meno 1, e Q lo ricaveremo da questi grafici, da grafici di questo tipo, in cui in ordinata trovate la sensibilità all'intaglio Q, in ascisse il raggio di intaglio, le curve sono tutte in funzione del carico di rottura del materiale. Per cui, per esempio, se io ho trovato un KT pari a 2 e ho un raggio di curvatura pari a 1 e sto cercando una sensibilità all'intaglio del mio materiale, questa espressione o trazione per la torsione la curva è leggermente diversa, entro con raggio di intaglio, vado a cercare il mio materiale che per esempio ha un sigma di rottura di 500 MPa, entro con 1, nel sigma megapascal del C, arrivo qui, la mia sensibilità all'intaglio è circa 0,68, per cui scriverò K con F uguale a 1 più 0,68 KT meno 1. Analogamente
diciamo qui avete alcuni valori per gli acciai e per le leghe di alluminio, sempre raggio di taglio della scisse. Attenzione, qui rispetto a quello di prima c'è una variazione, perché questo è un libro americano, il raggio di taglio qui è riportato in pollici, non in millimetri. Quindi prestate attenzione a questo. E anche i carichi di rottura non sono in megapascal, ma sono in kilo PSI. Anche se il dato tra parentesi viene fornito, il dato tra parentesi è fornito in megapascal. Come vedete anche qui, in funzione del materiale, avete una differente sensibilità all'intaglio. Ancora qui, per esempio, questi è per la torsione. Abbiamo le sensibilità all'intaglio per la torsione, per le leghe di alluminio, gli acciai temperati, gli acciai ricotti e ben scorti. Quindi tutti quei valori di Q noi ce li abbiamo graficati, li prendiamo da lì e applichiamo la formula e troviamo il KF da inserire nei calcoli. Proviamo a fare questo esercizio. Abbiamo un albero a sezione circolare con un intaglio, con due cuscinetti all'estremità che funzionano ovviamente da ritmo isostatico. Abbiamo una forza F applicata qui. Abbiamo una variazione di diametro con un raggio di curvatura che è 0,1 il diametro piccolo. Questo è il diametro piccolo, questo è il diametro grande che è una volta e mezza il diametro piccolo. Per prima cosa determiniamo il diametro D per 75 minuti di vita per un materiale 1. Il materiale 1, adesso vi do i dati. Cominciate a scrivere questo, poi nella slide successiva ci sono i dati. Questo esercizio lo trovate sullo scile, io ho preso lei. Il diametro D per 75 minuti di vita se considero il materiale 1. Il diametro D per vita infinita se sempre per il materiale 1. E poi il diametro per 75 minuti di vita se invece del materiale 1 uso il materiale 2. E quanto ho risparmiato in peso. Queste sono le cose che io voglio cercare. Adesso vi do i dati, riportatevi i dati numerici, quando siete pronti possiamo passare alla slide successiva. Quindi ribadisco, ho un albero che ha un intaglio, perché c'è una variazione di sezione, la sezione è cilindrica, i diametri sono questo grande una volta e mezza questo piccolo, il raggio di curvatura è 0,1 di diametro piccolo, queste misure qui sono tutte in millimetri, F sta al centro di queste linee. I dati che dovete considerare, c'è qualche nostro collega ancora che sta scrivendo, posso? I dati che dovete considerare sono questi. Dovete utilizzare un coefficiente di sicurezza n pari a 1,6, la forza applicata che avete visto è 53.400 newton, l'albero ruota 1.200 giri al minuto, la lavorazione superficiale è stata di rettifica fine. Il materiale 1 è un acciaio comune che ha un carico di rottura di 880 MPa, un carico di slavamento di 620 MPa, un peso specifico, mi pare che ci sia un errore sul peso specifico, poi lo verifichiamo, dovrebbe essere corretto però, è un modulo di Young di 200.000 MPa. Il materiale 2, che è una lega di titanio, ha dei valori differenti, ha un carico di rottura un po' più alto, un slavamento più alto, un peso specifico che è circa la metà e un modulo di Young che è circa anch'esso la metà, grosso modo, sono 120.000. Scritto tutto? Allora, come si procede? Innanzitutto devo considerare la durata, perché io voglio vedere
il diametro di piccolo per 75 minuti di durata. 75 minuti. A me serve il numero di cicli. L'albero fa 1200 giri al minuto. Quanti cicli sto verificando? N è uguale a 1200 per 75, giusto? Quanto fa? 90.000 cicli. Voglio trovare il diametro D con i dati del materiale che avete visto. Allora, abbiamo detto che sono 90.000 cicli. Devo trovare D piccolo. Al solito la prima cosa che devo fare, mi costruisco la curva di Wiener semplificata. Due problemi. Ho un intaglio e ho l'indicazione di una lavorazione superficiale. Terzo lato, ho delle... non considero al momento l'effetto scala, poi casomai lo mettiamo come fattore correttivo, perché non lo conosco. Allora, vediamo innanzitutto quello che abbiamo detto sul discorso intaglio. La prima cosa che devo fare è andare a determinare il KT. Il KT abbiamo visto che è funzione di che cosa? Del rapporto diametro grande sul diametro piccolo e raggio di curvatura sul diametro. Quindi questo vale 1,5 e questo vale 0,1. Prendete questi, inseriteli in quel diagramma che abbiamo visto. Vi ricordate? Ce li avete a portata di mano quei diagrammi? No. Allora li cerchiamo. Il carico che io ho sull'albero che avete visto è un carico di flessione. Devo andare a vedere questo diagramma qui. Devo entrare con valore 0,1. Mi devo fermare al rapporto 1,5, che è questa curva qua. Quindi il KT che viene fuori è 1,7. Quindi il KT è 1,7. A questo punto devo andare a determinare applicando la formula che avete visto prima KF uguale a 1 più Q KT meno 1. KT lo conosco, devo trovare Q. Andiamo a vedere su questo diagramma. Il mio carico di rottura era circa 800. Giusto? Il raggio d'intaglio era in realtà in funzione di D, però posso magari pensare un diametro che sia tra i 10 e i 20, quindi grosso modo il raggio di intaglio che è compreso intorno a 0,5 e 1 per esempio, il carico è F, la linea F è questa qui, diciamo che posso assumere un coefficiente correttivo, lo prendo sul valore massimo per fare il conto parlo di circa 0,8, va bene? Questo lo assumo pari a 0,8. Quindi il KF è uguale a 1,7 meno 1 fa 0,7 per 0,8 più 1, quanto fa? 1,56. Adesso
quindi abbiamo che il KF è 1,56, che è quello che mi serve. Seconda operazione, devo andare a vedere il trattamento superficiale. C'è, abbiamo detto che era rettifica fine, vero? Sì. Okay. Il coefficiente correttivo per la rettifica fine è la curva C, il carico di rottura è 800, diciamo che è superiore a 0,9, possiamo usare 0,95. Quindi il K moltiplicativo per la lavorazione è pari a 0,95. A questo punto torniamo ai dati dell'esercizio. Il sigma ampiezza limite io non ce l'ho per il materiale 1, vi ho detto che quando non ho il dato posso assumere il carico di rottura diviso 2, quindi posso assumere 415 come carico di ampiezza limite, quindi il sigma ampiezza limite per me è 415 MPa. Devo correggere questo valore in funzione dei dati trovati. Per questo non c'è problema, prendo questo, lo moltiplico per questo e l'ho corretto. Questo qui in genere si può applicare in due modi: o divido questo valore per quello, oppure quel KF lo moltiplico per la mia sigma ampiezza, la stessa cosa. Chiaro? Ho una sigma ampiezza, prendo la mia sigma ampiezza e la moltiplico per KF invece di dividere il sigma ampiezza di me. In questo caso scriviamo che il sigma ampiezza vero è uguale a K con L, K con F, sigma ampiezza limite pari a, io vi devo fare 415 per 0,95 diviso 1,56, quanto fa? Risultato? 253. 253 megapascal. Significa che quando andrò a costruire la curva di Wehner del materiale semplificata, avrò due punti. Questo se io non avessi apportato correzioni la curva di Wehner sarebbe stata questa, con le correzioni applicate la curva di Wehner che io devo considerare è questa qui, dove questo valore qui è il logaritmo in base 10 di 253 a 10 alla 6. Quindi questa è la curva di Wehner. La domanda che mi veniva posta era di stabilire il diametro di per un certo numero di cicli. Quindi qual è il problema? Io conosco il numero di cicli che era 90.000, devo determinare sigma con F. Che è uguale ad A per N elevato 1 su B. Questo lo conosco, devo trovare A e B non con questo con quel sigma ampiezza limite, ma con questo sigma ampiezza limite. Su questa nuova curva di Wehner devo trovare A e B, perché mi serve la pendenza di questa curva. Attenzione, sullo scille troverete due modi di risolvere l'esercizio. Invece di fare la correzione del K con F qui, prende questo K con F e lo moltiplica poi per la sigma ampiezza, cioè per questa, utilizzando per le pendenze
la curva corretta solo di questo qui, cioè una pendenza un pochino inferiore. Guardate che siccome sto lavorando in scale logaritmiche, il risultato non sarà uguale. Uno è più conservativo dell'altro, lo vedremo facendo i passaggi. Quindi che succede? Proseguiamo al momento in questo modo, poi vediamo nell'altro metodo. A questo punto questo lo conosco, questi li determino perché sono i parametri individuati da questa retta col solito sistema. Trovo questo sigma con F, questo rappresenta l'ampiezza che mi porta l'albero a rottura in 90.000 cicli. A questo punto devo determinare il diametro. Che carico agisce sull'albero? Questo avrei dovuto in realtà vederlo all'inizio, è un momento flettente, il diagramma di questo momento flettente è triangolare, giusto? Sto analizzando però la sezione, quanto vale il momento flettente qui? Sarà questa reazione vincolare per questa distanza, quindi il momento flettente lo conosco, giusto? Conosco il momento flettente. Faccio al solito 32 per il momento flettente diviso pi greco pi al cubo e lo eguaglio a questo valore. Questo lo conosco, determino il diametro D. Fate i conti per esercizio, questa è vacanza di Pasqua, e poi li verifichiamo quando ci rivediamo. Magari a Pasquetta no, ma il giorno dopo si possono fare. Quindi dicevo, scusate, a parte le battute. Trovo questo sigma con F, questo mi consente di trovare il diametro D. Andiamo alla seconda questione, diametro D per vita infinita. Io non ho più bisogno di applicare questa. Qual è la vita infinita? Quando la mia sigma applicata, l'ampiezza applicata, è minore o uguale di questa qui. Quindi io il limite ce l'ho. Questa deve essere uguale a 32 momento flettente pi greco D al cubo. Risolvo rispetto a D e ho trovato il diametro che mi serviva a vita infinita. Poi devo ripetere la prima parte del calcolo che ho fatto per quest'altro materiale. Quest'altro materiale ha un coefficiente di un carico di rottura che è diverso, quindi sarà diversa il sigma pizza limite. Per cui trovo un diametro che sarà più piccolo del precedente o più grande. In realtà anzi non si sente un po' più grande, mi aspetto che sia un diametro leggermente più piccolo. Poi che devo fare? Devo vedere il risparmio in peso. Quanto vale il risparmio in peso? Massa per volume. Io il volume dell'albero lo conosco. Conosco le dimensioni, sono due cilindri, conosco il volume dell'albero, la massa la conosco perché conosco il peso specifico del materiale e quindi da questo peso specifico per il volume riesco a determinare quant'è il risparmio in peso nell'utilizzare l'albero di titanio. Manca in questo esercizio l'analisi di tipo economico. Perché è chiaro che l'acciaio rispetto al titanio costa meno e anche la lavorazione costa meno. Quindi quando vi trovate a progettare, un bravo ingegnere tiene anche d'occhio quelli che sono i costi dei materiali e delle lavorazioni. Non so se vi ricordate, forse qualcuno di voi che magari ha studiato un po' di autovetture del passato, quando fecero l'Alfa 75 con albero in titanio, a momenti l'albero costava più della macchina. È chiaro che io certi materiali a prestazioni elevate ma a costi elevati li utilizzo su vetture di alte prestazioni, più che quelle di massa ovviamente. Va bene, allora vediamo adesso anche quello che avevo lasciato un attimo in sospeso, che è l'effetto del carico medio sul comportamento a fatica del componente. Lo cominciamo a introdurre oggi, lo finiremo poi nella lezione successiva. Qual è il dato fondamentale? Il dato fondamentale è che io ho utilizzato, è un po', il discorso è un po' simile a quello che abbiamo visto sui criteri. Sui criteri di rottura. Avevamo visto che avevo dei dati sperimentali
ottenuti con una certa tipologia di carico, con il carico uniassiale, i carichi reali non erano quelli, non erano generalmente gli uniassiali, quindi ho avuto bisogno di alcuni criteri che mi consentissero di confrontare gli stati di pericolosità. Qui il concetto è più o meno simile. Le prove sperimentali che vengono fatte per determinare il comportamento a fatica del materiale sono delle prove di tipo alternosimmetrico, cioè il carico applicato con la flessione rotante che abbiamo visto è un carico alternosimmetrico, è un carico in cui il carico medio è pari a zero. Nella realtà dei fatti non sempre questo avviene, anzi quasi mai questo avviene, è presente magari un carico medio. Come cambia l'approccio alla progettazione di un componente che è soggetto anche a questo carico? Lo vedremo a breve. Innanzitutto, qui vedete riportato un ciclo generico, cioè un ciclo alternosimmetrico. Il ciclo alternosimmetrico, che è quello utilizzato nelle prove, in cui ha un rapporto R, vi ricordo R è il rapporto tra il carico minimo e il carico massimo, ha un rapporto di carico pari a meno 1 ed è caratterizzato dal fatto che ha il carico massimo e il carico minimo uguali o opposti, carico minimo di compressione e carico massimo di trazione, l'ampiezza che è questa è pari al carico massimo, il carico medio che è questo qui è pari a 0. Qui invece un altro tipologia di carico, è quello che si chiama pulsante dall'origine, che ha un rapporto di carico pari a 0. Qui vedete il carico massimo è questo, il carico minimo è nullo, l'ampiezza è sempre questa, questo qui è il carico medio, in questo caso ampiezza e carico medio sono uguali. Nella maggior parte dei casi il carico generico è questo. Qui è un caso particolare R0412, ma in generale per un R diverso da 0 da meno 1 la condizione generale è questa. Questo è il vostro ciclo. Avete un carico massimo, un carico minimo, avete un'ampiezza e avete un carico medio. Questo è il carico medio. Questo è il carico minimo, questo è il carico massimo, questa è l'ampiezza. Su alcuni testi trovate indicata questa come ampiezza e questa come semiampiezza. Io, per me l'ampiezza è questa, io chiamerò sempre l'ampiezza questa. Questa non è la condizione con cui ho fatto la prova. Perché io la prova, torniamo indietro un attimo, l'ho effettuata con questo carico, in cui il carico medio, vedete, è 0. Per cui il problema è che succede adesso, come tratto questa nuova situazione. Quello che si è visto sperimentalmente è questo. Se il carico medio qui è 0, qui è negativo, qui è positivo, si è visto sperimentalmente che all'aumentare del carico medio i provini rompevano a un rapporto di ampiezza, questo è l'ampiezza a cui rompo diviso il sigma ampiezza limite, bene? Al numeratore c'è l'ampiezza qui rompo, al denominatore c'è l'ampiezza limite, è un carico adimensionalizzato. In funzione del carico medio applicato, se io non applico carico medio, quel rapporto vale 1. Man mano che aumento il carico medio, rompo a valori dell'ampiezza sempre più piccoli. Chiaro? Cioè il carico che io posso sopportare all'aumentare del carico medio
l'ampiezza che io posso sopportare è sempre più piccola. Va bene? Quindi, in un diagramma in cui riporto in ascisse il carico medio e in ordinate le ampiezze, sulla parte positiva, questa è la situazione che mi vengo a trovare. Ritorniamo alla nostra curva di Wheeler, semplificata. Ho un materiale, ho costruito una curva di Wheeler, ho una sigma di rottura e un corrispondente numero di. Se per effetto del carico medio questo non è più vero, io non romperò più a questo numero di cicli, ma romperò un numero di cicli che è più piccolo, generalmente. Quindi l'effetto del carico medio peggiora generalmente il comportamento a partita del componente. E vediamo come se ne è tenuto conto. Torniamo ai nostri dati sperimentali, qui sono espressi in maniera diversa. Prendo questa situazione, questo è il ciclo alterno simmetrico, significa carico medio uguale a 0. Questo è il valore del carico di rottura a questo numero di cicli. Adesso mi faccio delle prove. A quel numero di cicli, tengo fermo il numero di cicli, il numero di giri che il provino fa. Tengo ferma l'ampiezza, introduco il carico medio. Va bene? Le rotture avvengono in questa nuvola di punti. Sull'asse delle ordinate, dove il carico medio è pari a 0, io trovo sigma con n, cioè questo qui, sull'asse delle ordinate, io ho il ciclo alterno simmetrico, chiaro? Sull'asse delle ordinate io ho questo punto, sigma con n, n. Questo è un grafico fatto ad n costante, se cambio n questa curva si muove, questa nuvola di punti sale più in alto o più in basso in funzione di n, lo vedremo. Quindi il ciclo alterno simmetrico io ce l'ho qui, se introduco un carico medio, man mano che il carico medio aumenta, vedete, questo è il carico di snellamento, questo è il carico di rottura del materiale. Man mano che io aumento il carico medio, il componente rompe a dei valori di ampiezza sempre più bassi. È chiaro che se il mio carico medio è il carico di rottura, come lo applico lo rompo, quindi non ho ampiezza. Va bene? Sono nate una serie di teorie che hanno proposto delle equazioni che potessero trattare questo fenomeno, interpolando in qualche modo questi dati sperimentali. L'interpolazione più semplice è questa che vedete qui, per cui se io riesco a descrivere con un'equazione questa curva, io a un numero di cicli riesco a trovare quella che è la mia curva limite, cioè posso dire, se io riesco in qualche modo a descrivere questa, posso dire sotto questa curva a questo numero di cicli non rompo, sopra questa curva a questo numero di cicli il provino rompe, la curva rappresenta il mio limite di rottura a quel numero di cicli. Questo punto lo conosco già perché è il punto che io ho dal ciclo alterno simmetrico, gli altri sono tutti in funzione del carico medio. Chiaro? Chiaro qual è il problema? Ripeto, perché è fondamentale. Le prove sperimentali che io faccio sono tutte sul ciclo alterno simmetrico. I carichi applicati ai componenti non sono tutti ciclo alterno simmetrici, rappresentano dei carichi medi. Ho bisogno di relazioni che mi consentano di seguire
anche questo fenomeno nella progettazione. Ci sono varie possibilità. Posso, per esempio, semplificare quella nuvola di punti con delle rette, una retta che parte dal mio sigma con n che veniva fuori dal ciclo alterosimmetrico al numero di cicli e va alla rottura, oppure lo posso far andare, lo vedremo direttamente all'osservamento, posso fare una correzione con questa curva che individua i punti di osservamento e fare un grafico un pochettino più preciso che tiene conto della possibilità dei materiali di rompere, di snervare prima di arrivare. Li vedremo dopo. La curva più semplice che io posso pensare è questa, una retta. Questi sono gli altri strumentali. Scrivo l'equazione di una retta che unisce il sigma con F o sigma con N, chiamatelo come vi pare, del ciclo alterno simmetrico con il carico di rottura. Quello che io sto facendo è questo. Parto dal dato alterno simmetrico che io ho disponibile. Per un generico numero di cicli n, io conosco questo sigma con F, questo punto qua. Questo è il valore dell'ampiezza a cui rompo, o se preferite, applicata questa ampiezza, io so che a questo numero di cicli corrispondente il componente rompe, se il ciclo è alterno simmetrico. Riporto questa informazione in un diagramma che ha in ascissa il carico medio, in ordinata l'ampiezza. Questo grafico viene fatto a un certo numero di cicli. Se cambio il numero di cicli, questo diagramma cambia. È importante specificare il numero di cicli a cui faccio questo diagramma. Questo punto è il ciclo alterno simmetrico, per me è questo. Un primo modo di interpretare i dati sperimentali è quello di pensare a una retta che parte da questo valore qui, e parte da questo valore qui, e arriva al carico di rottura del materiale. I punti al di sotto di quella retta, a questo numero di cicli, sono punti dove non rompo. I punti sopra la retta sono punti di rottura, la retta rappresenta il mio limite. Ad ogni coppia ampiezza, questa è la sigma ampiezza, questo è il carico medio, per ogni coppia ampiezza carico medio io ho il luogo dei punti di rottura. Questa prima equazione, che è la curva di Goodman, la trovate scritta lì a sinistra. Il rapporto tra l'ampiezza e la sigma con F, questa del ciclo alterno simmetrico, sommato al rapporto tra il carico medio e il carico di rottura, deve essere uguale a 1. Questa è l'equazione di questa. Chiaro? Come vedete è abbastanza conservativa rispetto alla nuvola di punti sperimentali per gli acciai. Un metodo ancora più conservativo è quello di Soderberg. L'equazione è la stessa, la retta è la stessa, c'è una sola variazione. Invece della rottura uso lo snervamento. Questo soprattutto per i materiali duttili è importante. Quindi mi metto in maggiore sicurezza, vedete che l'area di sicurezza è più piccola, ha lo stesso numero di cicli, qui ci manca sempre la, mettetelo sempre, qua ci manca sempre n uguale costante,
perché questo è per un generico, per un definito numero di cicli. La curva che meglio approssima ed sperimentale, ma un pochino più complicata da scrivere, questa è quella di Soderberg, posso? È quella di Gerber, che è l'equazione di una parabola fondamentalmente. Questa curva qui, ed è espressa in questo modo, praticamente prendete quella di Goodman e sul secondo termine elevato al quadrato, il secondo termine. Questa è la curva di Gerber. Esistono anche altre, io ve ne presento un'altra, che è quella stabilita dalle normative ASME, American Society of Mechanical Engineering, che è l'ASME, che è una curva ellittica, quindi un'ellisse, in realtà, che ha il doppio quadrato. Quale usare? Se non ho indicazioni uso quella che mi ricordo, la più semplice. Magari se il materiale è duttile preferisco utilizzare le Soderberg. O utilizzo, vedremo, una Goodman modificata. Per alcuni casi specifici le normative richiedono l'utilizzo di quelle di Gerber, per esempio per quanto riguarda le molle elicoidali. Cito sempre quelle perché è uno dei componenti che faremo nel corso. Questa ASME ellittica generalmente viene consigliata dall'ASME per la verifica a fatica dei serbatoi in pressione. Quindi l'uso dell'uno o dell'altra dipende dalla sensibilità del progettista o eventualmente dalla normativa che sta utilizzando. Il confronto tra le curve, lo vedete riportato qui, chiaramente la retta di Soderberg è la più conservativa, questa è quella di Goodman. Vedete, considerate il punto A, coppia di sigma ampiezza, sigma medio, punto A. Per Soderberg il mio componente ha rotto, per Goodman sta sulla linea di rottura, per Gerber ancora non ci sono arrivato. Chiaro, questo cosa comporta dal punto di vista progettuale? Al solito, che se io devo definire il diametro del componente per non avere rottura, utilizzando solo è perché il diametro mi viene più grosso. Chiaro, sto maggiormente in sicurezza, ma sto utilizzando più materiale. Quindi bisogna avere anche la capacità di scegliere la curva più opportuna in funzione del progetto che io sto effettuando. Qui c'è un riassunto delle situazioni. Questa è la tipologia di equazione molto semplice, soltanto per dirvi che è una retta, una parabola, una ellisse. Questa è l'espressione del criterio e questa invece è l'espressione di F in funzione del carico medio. Vedete che se il carico medio io lo pongo uguale a zero, cioè non c'è il carico medio, la sigma F di rottura è proprio l'ampiezza che viene fuori dalla curva di Wheeler. Se c'è il carico medio, questa sigma F è diversa. Va bene? E questa è la soluzione di questa equazione rispetto a sigma F. Tenetelo questo quadro, soprattutto queste espressioni, sempre presenti, perché sono quelle che maggiormente utilizzeremo negli esercizi. Proseguiamo questo discorso la prossima lezione.